Un saluto a tutti i seguaci di Agora Magazine che oggi ci trovano qui in questa splendida location della Casina Vanvitelliana a Bacoli, insieme con la nostra specialissima ospite che è Francesca Della Valle, con la quale andremo a parlare, a trattare di un argomento veramente interessante, che è quindi il suo programma ideato, voluto e si può dire anche sofferto, perché ci vuole veramente tanto coraggio per scegliere di condurre un programma che hai appunto scelto, che è Calpurnia. Benissimo, allora iniziamo con la prima domanda, che è questa: perché Calpurnia? Perché Calpurnia? Prima di Calpurnia vorrei salutare anche i proseliti di Agora Magazine, Umberto Calabrese, il grande Umberto Calabrese, oltre che ringraziare te Martina di questa intervista. Grazie a voi. Ringraziarti anche per la specialissima e ringraziarti anche per il coraggio, sì, ci vuole coraggio, perché Calpurnia, come tu mi chiedevi, Calpurnia in qualche modo in un momento storico particolare è una bella scommessa, una scommessa che devo sicuramente, forse alla mia follia, al mio amore folle per la comunicazione a tutto tondo, ma sicuramente devo anche ringraziare coloro che in qualche modo mi hanno seguito in questa avventura. Siamo ormai alla terza edizione, in primis concedimelo, il mio manager Gianfranco Unione. Calpurnia, perché Calpurnia? Calpurnia è la moglie di Cesare, colei che fu fedele sino alle idi di marzo del nostro meraviglioso imperatore. Ma Calpurnia è anche molto altro. Calpurnia è una lex. Calpurnia che puniva il broglio elettorale di questi tempi, ma lasciamo perdere. Siamo in tema, ma non lasciamo perdere, non ci interessa. Parliamo di cultura, di storia, del bello dell'Italia e parliamo di Calpurnia. Calpurnia gioca anche su, è un corpo celeste, tra l'altro scoperto recentemente nell'82. Calpurnia è un po' tutto, ma sicuramente Calpurnia è culto, gioca sul nome Calpurnia, scritto cultura, cult. È sicuramente una donna intorno alla quale tutto si svolge, tutti gli uomini intorno a me, mediatrice da conduttrice. E questo sicuramente è un elemento importante della trasmissione, proprio perché sei una donna, e aggiungerei anche poliedrica al massimo, perché fai tutto e hai fatto tutto, da conduttrice, attrice, giornalista, perché non a caso il programma è un programma di informazione, quindi veramente una donna a tutto tondo. Quindi per la prima volta, anzi forse possiamo dirlo una delle poche volte in cui la donna viene messa al centro di un programma di informazione, dove invece troviamo sempre un'immagine di una donna un po' oggetto, un po' da tappezzeria, e in qualche modo va anche un po' a denigrare quella che quello che è il vero ruolo della donna. Invece in questo modo andiamo a rivalutare l'importanza della donna oggi attraverso quindi un programma di informazione, che poi tra l'altro c'è anche da dire un'altra cosa: oltre che a dare importanza alla donna in quanto tale, si dà importanza anche al modo di fare informazione, perché purtroppo oggi ci siamo un po' abituati ad avere un'informazione scarna, quindi un programma di informazione un po' più talk show e meno informativo. Invece in questo modo qui penso che hai risolto un po' questo problema, metti d'accordo tutti, no? Tante parole, bravissima, hai colto esattamente l'essenza di Calpurnia. Metto d'accordo tutti, perché comunque Calpurnia è un contenitore di cultura, è un contenitore di riflessione per i più attenti, come spesso sottolineo, è un contenitore di spettacolo, è un contenitore appunto di informazione, tutto intorno a un tema che viene sviluppato nelle sue sfaccettature con le varie rubriche, che però hanno all'origine un linguaggio smart, veloce. Infatti la nostra è una trasmissione che va attraverso la TV, fierissima, che vada anche sulla rete governativa maltese in prima serata. Pensa, abbiamo riportato la lingua italiana in auge laddove a Malta. Poi ovviamente 2004. Verso la fine della nostra intervista diremo dove andrà in onda questo programma, di modo tale che ti possano seguire tutti e quindi nessuno resti scontento, insomma. Però quello che ci tenevo a dire, appunto, che batterei di più, sì.
Io trovo questa trasmissione importante perché invita il pubblico non solo a rilassarsi davanti alla televisione e vedere una cosa insomma spiacevole, ma anche a capire che l'informazione non è più il dibattito tra due persone che parlano, il solito dibattito che magari possiamo trovare il pomeriggio, ma una cosa che invece è documentata, la documenti in ogni sua sfaccettatura, quindi ci dai anche nozioni di cultura, quindi metti il pubblico davanti ad una reale conoscenza che purtroppo oggi manca un po' in questa informazione, perché non ci viene detto tutto o ci viene detto quello che fa comodo, invece è giusto ripristinare un giornalismo super partes. Io credo che Calpurnia faccia proprio questo. Sì, Calpurnia fa questo, io ci tenevo infatti che lo dicessi tu, da buona conduttrice, non io, perché insomma hai detto delle cose meravigliose, splendide, ed era giusto che tu riuscissi a cogliere poi quello che è Calpurnia. Sì, è un'informazione tra l'altro vera, diversa, un'alternativa a quello che manca secondo me. Oggi, appunto, lo dicevi tu, io lo sottolineo, nei programmi, un'informazione anche legata a un mondo particolare. Io credo molto al metodo americano, cioè alla capacità di poter essere tutto, però basandosi sul talento, che però poggia chiaramente su uno studio, su un'esperienza. Ma a questo punto mi viene da chiederti, che poi tra l'altro forse la risposta la conosciamo già, perché secondo te nonostante la gente probabilmente ha voglia di sapere, però va avanti sempre questo stile di informazione scarno, poco, perché si continua ancora questo? Perché secondo te non c'è modo e si fa ancora difficoltà a proporre questo tipo di informazione che tu vuoi dare attraverso il tuo programma? Se devo giocare ti dico è perché nessuno ci ho pensato solo io, ma qui insomma sicuramente non è questo solo, è perché non c'è molto spazio probabilmente in quelle che sono quella che è la TV canonica, definiamola così tra virgolette, perché forse anche un po' forse altro. È anche pure colpa del pubblico secondo te? Non lo so, non credo, perché io credo che il pubblico vada abituato, il pubblico deve essere portato per mano lungo un percorso, perché la comunicazione poi alla fine è quello, la capacità di saper trasmettere, di saper condurre, ora gioco sul ruolo della conduzione, il pubblico ad altre scelte, alla scelta, forse manca la scelta, e del resto la storia racconta questo, quando volevano in qualche modo, no, far sì che il popolo si limitasse a determinate situazioni si poneva l'unica scelta possibile. Oggi non c'è un'unica scelta, c'è altro, c'è soprattutto Calpurnia. Voi se ci seguite avrete un'alternativa, anche perché poi Calpurnia è un programma che è in qualche modo la Vox Populi, perché va è seguita comunque dal bimbo, perché può essere seguito proprio, può essere seguita dal bimbo in quanto appunto ha un linguaggio veloce, smart, frizzante, ma è seguito anche da gente di spessore, da gente che ha anche un'età infatti immensa. È stata anche questa una scommessa, sai? Ah, assolutamente, non lo metto in dubbio. All'inizio mi chiedevano il target, ma dico, ma perché ci deve essere un target? Questo modo un po' italiano di vedere tutto a senso unico, io l'ho assolutamente debellato con Calpurnia. Sì, anche perché poi tra l'altro la televisione oggi la guardano tutti, ad ogni orario i ragazzini comunque accendono la televisione, quindi per quanto si possa avere la solita fascia protetta, che assolutamente è importante all'interno di un insomma del motore che è la televisione, però comunque alla fin dei fatti, concretamente parlando, ma oggi quale bambino più va a dormire a mezzanotte? Quindi diciamo che in questo modo qui forse, che probabilmente forse dovrebbe essere anche un po' la formula per fare una televisione un po' più pulita e di modo tale che la possano seguire tutti, senza dover quindi andare a focalizzare delle fasce di orario per cercare quindi di parlare di determinati argomenti. Secondo me in questo modo si va a risolvere anche questo. Assolutamente sì, condivido, in effetti qui
sveli un po' l'arcano, no, di Calpurnia, e penso a una delle più grandi soddisfazioni è quando ho ricevuto lettere, email da ragazzini di 15 anni che nel parallelismo tra il Caravaggio maltese, tra l'altro da loro sannato e considerato maltese, io giocavo con i maltesi, dicevo ma no, è nostro, il solo Caravaggio maltese, il Caravaggio tra l'altro conservato alla chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, l'Annunciazione di San Matteo, mi diceva una ragazzina, anzi una in particolare la ricordo perché evidenziava esattamente il senso dell'opera, dicendo finalmente qualcuno ci ha fatto comprendere velocemente e in maniera assolutamente piacevole la differenza, o meglio l'arte del Caravaggio, tutto poggiava sulla luce, oddio, poi intorno a questo c'è molto altro, ma credo che poi alla fine, sai, la cultura, molti di noi, cioè nella cultura non si finisce mai di imparare, anzi più assolutamente sai e meno conosci, però io credo che il vero comunicatore sia colui che riesce a trasmettere significati complicatissimi ai bambini o alla gente per esempio meno esperta in una maniera veloce, sintetica, ma soprattutto con parole semplici. Magari dovremmo suggerire questo tipo di linguaggio ai nostri signori politici che per quanto sono tematiche che vengono estrapolate ogni giorno, se ne parla sempre in continuazione, però in realtà c'è ancora molta disinformazione sotto questo punto di vista, quindi magari ecco proprio con questo linguaggio che ci offre Calpurnia magari andiamo a risolvere anche quest'altro problema. Quindi mano a mano che stiamo andando avanti in questa conversazione ci stiamo accorgendo di quanto questo programma è pieno di tutte quelle cose che mancano nel palinsesti della nostra televisione, della nostra beneamata TV. E quindi dicevo appunto, dovremmo incoraggiare probabilmente quelli che sono seduti ai piani alti a comunicare proprio in questo modo, perché in realtà parte dei nostri problemi della nostra penisola sono dovuti proprio a questo, alla mancanza di comunicazione, alla cattiva comunicazione e alla disinformazione. Ed è questo che praticamente sono questi tre punti che poi vanno praticamente a che mancando vanno a ledere proprio l'informazione del pubblico, l'educazione e la cultura stessa del pubblico, perché noi facciamo cultura, quindi se noi non sappiamo quello che stiamo dicendo è ovvio che tutti quelli che ci stanno seguendo non hanno ben chiara l'idea delle cose, che sia la politica, che sia religione, che sia qualunque altro tipo di contenuto. Però adesso vorrei passare ad un'altra domanda. Ma alla fine, Calpurnia, ma di cosa parla? Calpurnia parla di tutto e a 360 gradi. Calpurnia affronta una tematica e la sviluppa da tutti i punti di vista. Ora tu mi concederai questo piacere di salutare i miei compagni di viaggio all'interno di Calpurnia, il medico Massimo Citro. Quindi assolutamente già, sì. C'è il tema, si parla del gioco, il gioco nella medicina. Valentino Parlato, fondatore del Manifesto, un adorabile giornalista, un uomo straordinario che tutti noi dovremo in qualche modo seguire, prendere esempio, farci guidare in qualche modo. E ancora Umberto Calabrese da Caracas, il mio grande compagno di viaggio, che in questo caso è anche coautore dei testi per la terza edizione, ma di questo ne parleremo magari prossimamente o a breve. Esatto. E poi ribadisco il piacere di avere con me dei grandi operatori come colui che ora è qui e ci riprende. E ci riprende. Il grande number one. Con tanta fatica per aver trovato una location giusta per poter riprendere questo paesaggio magnifico e per poter quindi abusare di questo tempo che in un periodo che è assolutamente invernale, invece qua sembra un paradiso, siamo fuori dal mondo praticamente. Quindi, diciamolo che dopo faremo un tuffo. Esattamente, però diciamo che tutto si collega, perché la tua trasmissione è controcorrente, noi siamo qui controcorrente con un tempo che praticamente insomma è fuori ogni pronostico, quindi veramente ci siamo trovate il nostro angolo per andare contro tutto quello che praticamente scorre fuori in una monotonia, con mancanza di brio, e invece qua ritroviamo probabilmente una di quelle poche occasioni per
poter appunto ripristinare delle cose che a quanto pare non venivano rispolverate da un po'. Quindi qui ci andrebbe, consentimi, la mia, vedi già il microfono che avvicino perché sento di parlare di brio e quindi vorrei già subito far sentire anche così dal vivo, chiaramente no, però la sigla della terza edizione di Calpurnia che è davvero brio. Esatto, poi ce la farei ascoltare, però io ti volevo fare giusto un'altra domanda perché certo. La trovo interessante, dato che tu hai fatto televisione, hai fatto tutto e già da un po', quindi il tuo percorso è stato lunghissimo, hai conosciuto tantissime persone di ogni tipo di ruolo, di genere. Bene, una persona che ha ideato appunto un programma televisivo di questo spessore, mi viene da chiedere quanto è cambiata la televisione? Può ancora cambiare? In che modo può cambiare questa televisione secondo te? Se questo programma in realtà può dare un punto di inizio, cioè può veramente far soffermare alle grandi televisioni che fanno televisione da tanto tempo, che però ti dicevo adesso, come ti dicevo poc'anzi, c'è un po' di stasi al momento. Si può? Quanto è cambiata? Si può cambiarla? È talmente tanto uno scatola nera o in realtà si può ricavare ancora qualcosa da quello che c'è? Io credo che nella situazione in cui siamo può solo migliorare, anche perché ci sono veramente tantissimi autori straordinari, tantissimi registi, tantissimi giornalisti che probabilmente, alcuni sono per carità straordinari e probabilmente sono anche limitati in certi contesti, ma ce ne sono anche tantissimi dall'altra parte, quindi credo che sia fondamentale cambiare dando spazio. Comunque io credo che alla base bisogna un po' fare, io ripristino un vecchio, definiamolo aforisma, bisogna un po' fare ancora l'italiano, forse. O probabilmente scomporre e poi rifare, insomma bisogna un po' giocare ancora, fare il gioco delle parti, ripristinare molte cose, non è semplice, sinceramente è molto complicato da parte mia poter dare un parere. Io credo che sicuramente bisogna fare, se nasce Calpurnia è perché ho deciso di fare, tanto a breve tra l'altro ci sarà l'uscita del libro, proprio biografia di una trasmissione TV. Come nasce Calpurnia e perché nasce? Dobbiamo fare, io vorrei mandare un messaggio a tutti coloro che dall'altra parte, devo dirti ecco. Che mi arrivano moltissime email, mi chiedono ma sai potresti, mi dici, mi fa, ma io vorrei veramente inserirvi tutti, diventa complicato per il semplice motivo che il Calpurnia ha un taglio, io mi sto inventando anche altri programmi proprio per far rientrare in qualche modo questa gente straordinaria che è dall'altra parte della barricata, però io vi chiedo, non dite, fate, perché operare, fare, credetemi, porta moltissimo, però questo me lo dovete concedere studiando, perché lo studio impara l'arte e mettila da parte, studia che poi te lo ritrovi, sono detti che comunque sia, ci ricordano le nonne, le bisnonne, ma credetemi, funzionano. Ma ritornano sempre. Sono un ciclo che per quanto poi possa essere fuori moda, diciamo è quel capo vintage che noi ci troviamo nell'armadio che magari non è più di moda appunto, però ritornerà sempre, ci ritornerà sempre utile, arriverà sempre il momento in cui potremo risforgiarlo e rispolverarlo di nuovo. Bene, un'altra domanda, progetti con Calpurnia, senza Calpurnia, solo tu? Senti, i progetti sono tanti e sai come un po' nel nostro mondo, tu lo sai bene, noi tendiamo quasi, non accenniamo moltissimo, però ti parlo sicuramente di ciò che a breve faremo nel, diciamo, quello che puoi dire, quello che quello secondo che te dire, dicendolo possa portare di buon auspicio. Ecco, bravissimo. Ecco. Allora, la terza edizione di Calpurnia con i comuni itineranti, che le registrazioni partiranno a breve e quindi per la prossima stagione 2014 sarà pronto. Il libro che uscirà anche a breve, tra l'altro con degli editori number one. E Agora ti fa tutto i suoi migliori auguri ovviamente da parte di tutto lo staff di Agora.
Umberto Calabrese in primis. Agora Magazine Umberto Calabrese, che salutiamo e ringraziamo. Assolutamente. E quindi questo libro, Biografia di Informa TV, perché io credo che scrivere sia una forma di libertà incredibile. E poi raccontare attraverso il video, raccontare attraverso le parole diventa un connubio vincente. Motivo per cui appunto ho scritto questo libro che poi vi farò sapere a breve, e poi in previsione il CD, che è chiaramente legato con parole e musica scritto da me, arrangiato da un grande maestro jazzista, anche il nome ve lo sveleremo più là, e poi l'idea di talk show che diventino davvero la voce del popolo, ma soprattutto il piacere di essere testimonial. Ah, la testimonial più vestita in assoluto di un calendario a favore delle due Sicilie, perché per me, giornalista, conduttrice, autrice, vengo da un'esperienza anche teatrale, cinematografica, musicista, e ho giocato sull'editoria, sul giornalismo, eccetera, era determinante divulgare la storia dei vinti, e credo che il calendario sia anche una forma vincente se modificato, così come modifichiamo un po' tutto noi di Campania. È assolutamente sacrosanto quello che hai detto, doveroso dire questa cosa del calendario, anche perché ritorniamo sempre, è un modo per rispolverare la femminilità che ormai oggi non esiste più. Esiste la donna oggetto, la donna che, come dicevamo prima, da tappezzeria comunque al sesso forte, che però non pare essere così forte. Io piuttosto direi diamo tutti pari opportunità, perché la donna deve essere vista per quello che è, una persona di contenuti, una persona preparata come tante altre persone che fanno questo mestiere. Bene, insomma, direi che veramente abbiamo detto tutto, penso che abbiamo spulciato e sviscerato questa cosa su tutti i suoi punti di vista, anche perché poi tra l'altro hai fatto un discorso giusto, ormai Calpurnia per te è la chiave per fare tutto, perché prima parlavi di libertà e Calpurnia è libertà, perché va controvento, insomma veramente un motore che gira veramente in senso antiorario, e questa cosa veramente ci fa piacere. Allora noi di Agora Magazine non possiamo fare altro che dirti e dirti grazie e darti un in bocca al lupo per la terza edizione, che essendo arrivata appunto alla terza edizione significa che allora realmente ci sono dei risultati e che c'è ancora un po' di speranza. Siamo realisti e coerenti, diciamo che se una trasmissione arriva alla terza edizione significa che allora c'è speranza per un nuovo ciclo di informazione, cioè ritornare alla vera informazione, quella super partes, quella condotta da una donna finalmente, perché siamo stufi di trovare questi uomini dappertutto. E noi di Agora Magazine ti diamo il nostro in bocca al lupo e speriamo veramente che questa trasmissione possa continuare fin quando tu avrai le idee, fin quando avrai voglia, fin quando avrai un pubblico, e quello spero sempre, che sia disposto ad ascoltare buona informazione e quindi abbia sempre curiosità di volersi informare. Benissimo. Grazie Martina, io saluto. Vorrei solo aggiungere, anche perché il rischio di vederci è davvero notevole, perché noi siamo ovunque, vedete, Governativa Maltese, piattaforma Sky, a proposito, Agora Magazine, e presto saremo anche in America, quindi scusate, esattamente, Calpurnia. Quindi allora ribadiamo, la troverete su www.agoramagazine.it, che è praticamente in onda in tutto il mondo, in America Latina, quindi ovunque. Poi hai detto Malta, TVN2, esattamente, diciamolo, siamo specifici perché sennò altrimenti non ci trovano, anche perché ci picchiano a Malta, costringiamo loro a parlare in italiano, ed è il minimo che si possa fare, almeno, no? Siamo precisi nelle informazioni per farti trovare, insomma. Benissimo, io do un saluto a Francesca Della Valle, che oggi è stata un ospite veramente carinissima, grazie a te, con tanta buona informazione, che ci ha regalato veramente degli attimi che ci mancavano.
creavano anche un po' quella della conversazione e dell'informazione attraverso una conversazione bella piena, no? E quindi, detto ciò, non posso altro che dirvi, mandarvi saluti da questa location bellissima che è la Casina Vanvitelliana, un saluto a tutti i seguaci, al pubblico di Agora che ci segue nel mondo, e a presto con la nostra Francesca. Salve!